Lo sappiamo, i SUV sono ormai parte integrante dell'area urbano. Sì, ma quali sono le caratteristiche che deve avere il perfetto sport utility compatto? Io lo so. Deve essere grande il giusto, consumare poco e permettermi di connettere il mio cellulare. Sì, però Giulia, la mia era una domanda retorica. E poi per me il perfetto SUV compatto deve essere 4x4, deve essere comodo, spazioso e avere un motore brillante. Per tua informazione, Marcolino, la Ford EcoSport ha tutte queste caratteristiche. Ma Marco, scusami, il fotografo non doveva arrivare? Non so, dobbiamo lavorare. Come Brian, ma non vedi che sta scendendo? Ma dove? È lì. Ma dove? Shaquille, basta. Allora Giulia, si parlava di SUV compatti. L'EcoSport è un SUV compatto 4,10 m, oltre 350 litri di bagagliaio, insomma è una macchina che offre anche tante feature tecnologiche, aiuti alla guida e poi trazione integrale intelligente, nuovo diesel 1525 cavalli, cambio manuale 6 marce, veramente alla EcoSport non manca niente per essere tra i migliori SUV compatti del mercato. Ok, quando hai finito di dirmi cose che già so, vado a fare un giro con la macchina. Ma veramente non avrei ancora finito, Marco. Giulia, e sono all'inizio. Giulia. Sì, però Giulia, occhio, hai parcheggio. Hai un nuovo messaggio di WhatsApp da Conci Motorbox. Occhio quando parcheggi, hai i sensori anteriori e posteriori, oltre alla retrocamera. Andare a sbattere è impossibile, anche se con te non si sa mai. Perché dovrei andare? Rispondere. No, sì, vorrei rispondere, ma è meglio di no. No. Hai anche il cruise. Hai un nuovo messaggio di WhatsApp da Consumo Turbox. Che sorpresa! Hai il cruise control, così te coi tuoi polpacci delicati non ti stanchi a lasciare il piede sul gas. Non spingere troppo. Hai un nuovo messaggio di WhatsApp. Che per lei diesel e benzina sono uguali anche. Nuovo messaggio di WhatsApp da Consumo Turbox. 125 cavalli. Ancora? Cosa? Mai guidato un SUV integrale? La EcoSport va prendere. Questa qui non ha mai guidato un 4x4? È la EcoSport integrale. Ancora? Cosa devi dirmi di così importante? È vero che è wheel drive, ma non lasciarla in un parcheggio grezzo come al solito. Vorresti rispondere? Caffone! Caffone maleducato! Grezzo sarai tu! Ignora. Oddio, mi sa che è un parcheggio un po' grezzo. No. Non c'è neanche cosa guida questo. Sempre guidato automatico, poi cambio manuale. Questa frizione starà morendo. Hai un nuovo messaggio di WhatsApp? Ma basta! Ti aspetto in ufficio. Sì, va bene. Allora, Jules, tutto a posto? Fantastico, ti ricordi quello che dicevamo del suo compatto? Lui, è questo, ce l'abbiamo. Ho consumato pochissimo. Le dimensioni erano perfette per muovermi in città. Ho fatto un parcheggio un po' grezzo, ma mi sono ripresa subito perché non l'ho lasciata lì. Sono riuscita a connettere il cellulare, tra l'altro grazie per i 1000 messaggi che mi hai mandato, però in compenso sono riuscita a sentire i ragazzi della redazione e adesso li porto a fare un weekend a Curma. Ragazzi, tutti a bordo!